La Movement Addiction, devo dire che è stato un esperimento veramente molto interessante, è stato tutto un valore aggiunto, secondo me, di grande collaborazione, qualcosa senz'altro da riproporre. Sono stati 16 eventi, un mese lunghissimo, siamo partiti il 22 agosto con Visioni Sarde, abbiamo avuto presentazioni letterarie con il nuovo fumetto Nuvole su Fiorano, ma anche con l'ultimo libro di Sandro Campani, e poi tanto cinema, abbiamo avuto le serate in piazza dell'ennesimo, abbiamo avuto soprattutto Elio Germano che ha portato qui il suo segnale d'allarme. La Movement Edition, dove portiamo quello che è il cuore del festival, portando però sempre il nostro tocco, voler essere popolari, inclusivi, cercando di riportare la gente a vivere la piazza. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. L'anno della Movement Edition, devo dire che secondo me sarà una cosa veramente su cui riflettere, ripetere, ripensare, cercare di cogliere il meglio. È stato un esperimento veramente molto interessante, per il quale non avrò mai ringraziato abbastanza l'associazione Tilt e tutto quello che ne consegue con questo marchio che tra Tilt e Ennesimo fa sempre un po' parlare di sé, però io sono molto lieta di aver fatto una sperimentazione diversa, aver cercato di proporre varie iniziative in vari luoghi con una strumentazione che tra l'altro è stata curata e messa a punto dai ragazzi volontari, cioè, grande sforzo da parte di tutti, ma anche grandi novità, grande inventiva, per cui per me è senz'altro un esperimento da ripetere. Per noi è stato molto molto positivo, ci siamo anche divertiti nell'organizzare la Movement Edition. La Movement Edition sostanzialmente nasce da quando si apre la possibilità di ritornare in piazza, quindi di ritornare a fare cultura, di tornare ad avvicinarci mantenendo un distanziamento fisico, ma che non sia un distanziamento sociale, non sia un distanziamento culturale. Quindi avevamo già fatto la prima parte del festival in televisione, ma avevamo voglia di tornare ad abbracciare il pubblico, tornare a stare con le persone, tornare a far vivere il cinema a tutti quanti, ma in generale la cultura, perché appunto abbiamo parlato anche di letteratura, abbiamo parlato di critica, abbiamo parlato di teatro e di molto altro ancora. Quindi l'idea era quella di tornare in piazza, tornare a parlare con le persone, tornare a stare insieme culturalmente, idealmente vicini, e quindi cercare di riavvicinarci a quella che oggi chiamiamo la nuova normalità. Dobbiamo utilizzare le mascherine, dobbiamo stare distanti, dobbiamo utilizzare il gel per lavarci spesso le mani, ma ci siamo, lo facciamo e possiamo fare cultura anche seguendo queste nuove regole. Dopo l'edizione televisiva di giugno, adesso qua fra agosto e settembre abbiamo la Movement Edition, dove portiamo quello che è il cuore del festival, quello che sarebbe stato il cuore del festival di maggio e che speriamo tornerà a essere a maggio 2021, e lo abbiamo, come dire, spalmato su vari eventi, cercando di comprendere anche eventi non strettamente cinematografici. L'organizzazione è stata molto molto dura per le nuove regole a causa del Covid e per esserci messi alla prova su un impianto, quello estivo, quello esterno, che per noi era totalmente sconosciuto. Il nostro core business è il cinema all'interno, quello che abbiamo alle spalle, e però ci stiamo trovando bene anche in questa forma.